Ragazzi, ve lo dico subito, la classifica della nostra ospite di oggi è molto radiofonica ed è fatta un po' di quelli che sono i pezzi, i grandi successi più recenti. Questo probabilmente per due motivi. Il primo sicuramente è che la nostra protagonista di oggi è molto giovane. Voglio sapere com'è stata essere in temi nudi. Voglio che tu mi dica le tue sensazioni. Guarda, è stata divertente, un po' imbarazzante, ti dirò. Perché immagino. Ogni tanto ne usciva uno, quindi uno alla volta. Oddio, qua non finiscono più uno, due, tre personaggi, compresa me, ecco, esatto. Anzo De Filippo è più conosciuto, c'è cioè chi Paone è più conosciuto, però ecco, quindi l'hai presa bene. Sì, cioè, sei riuscita comunque, da come sono cose, dice. Insomma, cosa ti colpisce in un uomo? Siccome sono un'esteta, no, non è proprio il mio tipo. Su questo devo dire che effettivamente, beh, insomma, sono dettagli che fanno un po' a innamorare o a essere interessata di un politico, sì. Però mi domandavo, ecco, uno sull'immagine, alla fisicità, al tuo corpo, c'è qualche segreto finalmente sotto proprio il referendum, appunto, no, per far sì che a seconda dei capi poi crescesse di più. Non la sapevo bene, sì, quindi insomma nazione proprio della dance un po' anni 80. Poi abbiamo alla numero 5 Sandy Martin con 85. Che è il 9 giugno 85? Sì, era tra i pezzi. Messo scarpe da ginnastica, assolutamente, vero? Assolutamente sì. Durante il giorno sempre praticamente, mentre la sera in alcune circostanze serve il tacco, anche ad esempio adesso serve il tacco. Guarda, perché a me serve anche di giorno. Allora, discorso DJ, abbiamo appena sentito Love Generation, casa sua. Sono sempre convinta che le cose a far così, volevo sapere questa cosa che mi... Questa è la convivendo di Bia. Questo videoclip è un pochettino, cercando paragoni, avete alcune cose in comune, nel senso, vabbè, a parte che siete due belle donne, due belle ragazze, avete lavorato nell'ambiente del calcio, a programmi televisivi legati al calcio e avete fino... È vero che tu sei compaesana con Cicino? Ma sai, a volte a Latina o comunque nelle città dove è rappresentata anche da lui, no? Quindi sono un po' snob a volte in alcune città, invece sono stata però contenta. Però ci può essere che... anche una partecipazione, sì, molto forte. Sì, sì, sì. Siccome a Latina magari non sono l'unica, c'è cioè anche, no, in un modo, okay. Mentre sono ferro che... Ed arriva prima in qualcosa. Su questi canali. No, gli studi...